fare una chiacchierata, abbiamo parlato a lungo dei temi che più o meno la prima stasera anche, e a un certo punto avrei venuto in mente un brano di Gramsci che era molto pertinente con un discorso di stasera e che ripeto, rifaremo più tardi quando daremo via alla chiacchierata. E allora ho detto a questa giornalista, dico, aspetti, io in un precedente libro che si chiama La fabbrica dell'obbedienza avevo fatto questa citazione e ho detto lo trovo, intanto insomma ho trovato il libro, ho cercato disperatamente questa cosa tra le pagine così non ci sono riuscito. E allora poi quando se n'è andata mi sono messo, perché però poi l'ho trovata e ho detto beh stasera sentite la gente che sarebbe venuta e la porta. Ripeto, è una citazione di Gramsci che mi pare molto insomma, giusta da leggere e di cui forse parleremo poi, la leggo intanto per aspettare il momento giusto per partire. Ecco, la citazione di Gramsci è questa: la miseria, tra virgolette, la miseria del mezzogiorno era, ancora una volta tra virgolette, inspiegabile storicamente per le masse popolari del nord. Esse non capivano che l'unità non era avvenuta su una base di uguaglianza, ma come egemonia del nord sul mezzogiorno nel rapporto territoriale di città campagna, cioè che il nord concretamente era una piovra che si arricchiva alle spese del sud e che il suo incremento economico e industriale era in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. Il popolano dell'Alta Italia pensava invece che se il mezzogiorno non progrediva dopo essere stato liberato dalle pastoie che allo sviluppo moderno opponeva il regime borbonico, ciò significava che le cause della miseria non erano esterne, da ricercarsi nelle condizioni economico-politiche obiettive, ma interne, innate nella popolazione meridionale, tanto più che era radicata la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno. Non rimaneva che una spiegazione, l'incapacità organica degli uomini, la loro barbarie, la loro inferiorità biologica. Queste opinioni, già diffuse, il lazzaronismo napoletano era una leggenda di vecchia data, furono consolidate e addirittura teorizzate dai sociologi del positivismo, Nicefaro, Sergi, Ferri, Oraro, eccetera, assumendo la forza di verità scientifica in un tempo di superstizione della scienza. Si ebbe così una polemica nord-sud sulle razze e sulla superiorità e inferiorità del nord e del sud. Intanto rimase nel nord la credenza che il mezzogiorno fosse una palla di piombo per l'Italia, la persuasione che più grandi progressi la civiltà industriale moderna dell'Alta Italia avrebbe fatto senza questa palla di piombo. E questa è la citazione di Gramsci che deve dare di interesse straordinario, che io poi sempre conversando con questa giovane giornalista è stato come occasione per ricordarmi di un libro scritto da uno storico, da un professore di storia della Statale di Milano, il cui cognome adesso mi sfugge, ma insomma, che si chiama La palla a piede, e che è la storia del la misunità italiana è quasi l'ovvio tra queste due parti del paese, già che non so, adesso non vorrei già entrare in medias res, già che io sono convinto che l'Italia non troverà pace, diciamo, e non uscirà dal suo baratro
fino a quando non avrà risolto la sua malattia di fondo. Se uno mi viene e mi chiede, ma insomma, di che cavolo soffre? Qual è la malattia vera? La mia risposta, la mia personale, poi potrò sbagliare, per carità, ma la mia personale, risposta immediata e sicura è questa. L'Italia soffre di una malattia terribile, che è la bisognità italiana, che è l'incapacità di integrarsi, di integrare queste sue parti. No? Questa malattia produce ormai di quinquennio, di decennio, di ventennio, di ventennio, sempre più una situazione di degenerazione e di regressione. Di cui non beneficia nessuno. Fino a un certo punto il Nord forse ha pensato di insomma, stando alla versione gaussiana, di trarne un vantaggio. In realtà noi constatiamo oggi più che mai che non c'è dritta per nessuno. E, insomma, l'Italia è in ginocchio da cima a fondo. Quindi io penso che uno dei temi che ho trattato in questo librino che integra, che vuole essere una integrazione del Ministero napoletano, mi sono fatto una domanda che riguarda proprio questa disunità italiana. È possibile superare questo spoglio terribile, questa malattia ancora oggi? Ed esiste una responsabilità comunista nel passato per quello che diciamo, è stata la politica meridionalista, la politica mendoliana. Chi ha letto questo librino sa di cosa sto parlando. E questi sono alcuni temi sul tappeto. Allora io so che voi siete settori, voi dottrinato prima, cioè, con interessi prevalentemente letterari, con curiosità, ecco, io non vorrei trascinarvi su un terreno che insomma, non vi è poi tanto familiare, però ahimè come autore di libri io mi sono parecchio occupato di questioni. Diciamo politiche tra virgolette, non politiche in senso tecnico, ma in senso più generale, in senso più ampio, sociale. E, diciamo, sempre, come dire, sospinto da qualche grande speranza, da qualche grande ideale. Io penso che le grandi speranze, i grandi ideali servono a sopravvivere, insomma, ecco, se no la vita diventa qualcosa di... tanto meno di scialto, di poco significativo. E quindi questi temi sociali mi appartengono. E quanto al Ministero napoletano, però ripeto, adesso vogliamo sospendere, vogliamo aspettare, che devo fare?
voi che siete dei lettori accuditi, forse lo sapete meglio di me, diciamo i libri che registrano un mese, due mesi, sei mesi, un anno sono già dei libri rari. Ecco, uno dei pochi motivi di soddisfazione reale profonda è constatare che questo libro, 20 anni dopo, l'editore ha voluto ripubblicarlo in edizione economica e che diciamo ha prodotto altre cose che hanno una loro attualità. Mi viene in mente che ha suscitato polemiche di nuovo, come 20 anni fa, perché questa è l'attualità del lettore, questa è proprio la domanda che cui fa allora io... l'attualità di questo. E prima... Adesso tocca. No, finito, la mia introduzione mi piaceva, basta, se no, perché mi piaceva, no, mi piaceva partire da qui, dalla, per lui, vabbè, poi ci siamo tutti. Insomma, ti ho già spiegato chi siamo e chi non siamo, già ne abbiamo parlato altre volte. E quando noi abbiamo letto la prima volta, è stato a marzo di quest'anno, allora subito nacque la voglia di parlarne subito con lei, perché io pensavo a caldo, era, no? C'eravamo talmente appassionati, tante erano le curiosità. Poi per vari motivi che non staremo qui a raccontare, la cosa è slittata ad oggi. Allora, io ero molto quasi dispiaciuta che questo avvenisse, no? Perché pensavo, vedi, poi si perde, non mi interessa, ma insomma, che passasse questo tempo. Invece è stato, secondo me, un tempo di pensarlo in questi giorni. Importante perché, intanto perché è uscito questo libro, e quindi questo libro ci ha dato modo di... Che è il caso Chiedere. Che ci ha dato modo che lei, anch'io lo chiamo librino, poi pensavo, però chiamarlo librino in realtà è un libro che è così dirompente, che fa delle critiche, e qui veniamo alla verità, così forti anche oggi. Cioè, quando lei fa questa critica, senza più peli sulla lingua, forse pensano come me, al Partito Comunista, che non è solo quello stalinista degli anni del 50, del dopo guerra, eccetera, ma in qualche modo è, no? Agli eredi. Quindi credo che, ecco, questo tempo che ci è stato dato di leggere questo libro, insomma, per noi è stato anche importante, prezioso, poi ci ha dato modo anche di rileggere il Mistero Napoletano, perché a questo punto l'abbiamo abbastanza approfondito, insomma, di più. Quindi no, ecco, io partirei da qua, perché poi l'attualità, ho letto le sue interviste, no, che erano fatte in questi mesi, che l'hanno portata a prendere la posizione sulla lista, insomma, un'attualità che ancora per lei è motivo di scontro, sì, anche, sì. E critiche. Sì, tanto è vero che il sottotitolo del caso Vigari è attualità di una vecchia sconfitta, quindi io racconto un episodio che risale al 1954, quindi a una barca 60 anni fa, però ritengo che questo episodio, lo dicevo poc'anzi, insomma, quando parlavo di malattia e affligge l'Italia, insomma, e la vicinità italiana. Ora, questo librino, io non so se qualcuno di voi forse non l'ha letto, e lo riassumo in due parole. C'era a Napoli in quegli anni questo giovane, un ragazzo, almeno laureato in medicina, di ingegno straordinario, perché oltre a essere uno scienziato, si è poi specializzato in oncologia, eccetera, era un appassionato di studi storici, e lui fondò questo circolo Gramsci, che in qualche modo, insomma, richiama un po' la vostra, cioè nel senso che questo circolo Gramsci era molto legato all'università, ed aveva l'appoggio, data la qualità dell'organizzatore e anche dei suoi più diretti collaboratori, l'appoggio dei professori, del rettore, eccetera, per cui si svolgevano all'Università di Napoli queste riunioni, c'era un relatore, era in genere o uno studente di particolarmente dotato, o era un emerito professore, eccetera, sui grandi temi, il sorgimento, l'unità italiana e via di questo passava, anche temi più larghi, il romanticismo, eccetera.
che ha in natura una sua convinzione, no? Che in quegli anni intanto, diciamo, il Partito Comunista era una presenza trionfante in tutta Italia e naturalmente anche a Napoli, e promuove la cosiddetta politica della rinascita del Mezzogiorno, una politica che tende, come dire, a convogliare sotto l'ombrello, chiamiamo così, comunista, una serie di forze, di iniziative, di entità anche, diciamo, culturali, eccetera. Questo tipo di politica del Mezzogiorno, eccetera, non convince questo giovane Chiari, perché lui dice no, questo tende a configurare il Mezzogiorno come ancora una volta qualcosa di autonomo e di separato rispetto al resto dell'Italia. L'Italia ha bisogno, insomma, l'Italia nasce, non dimentichiamocelo, sulla base, come dire, si mettono insieme una serie di tessere di mosaico, e molto spesso messo insieme, diciamo, lo scudo, insomma, realtà molto diverse tra di loro, profondamente diverse tra di loro, messe insieme senza un progetto vero e proprio, discussione di intenti. Che cosa diceva questo giovane intelligente di questo gruppo di anni? Che la prima cosa di cui l'Italia aveva bisogno ancora allora, tanti anni dopo la guerra, era che si realizzasse una vera integrazione nazionale, e che più che parlare di un Mezzogiorno e di una questione meridionale, bisognava parlare di una questione nazionale. E questa era una versione fortemente gramsciana, una lettura fortemente gramsciana della situazione. A me disse no, praticamente, e come si usava allora, mettendo tra l'altro, facendo mettere anche in azione, perché non è che fu avendo a mettere in azione una sorta di macchina del fango, il meccanismo stesso era configurato così. Quindi non solamente fu espulso dal Partito Comunista questo Chiari, ma fu espulso anche con, diciamo, con accuse di vario tipo, un po' di infamanti del vecchio. Risultato di questa cosa è che questo giovane sulla distanza comincia a dare di matto, a impazzire, vive, si sente perseguitato, immagina che i servizi segreti di ogni tipo lo perseguitano, e questa storia è brevemente raccontata sulla base di una testimonianza diretta di un suo amico allievo, no? Mezzo amico e mezzo allievo, cioè che lo segue all'estero in queste tre dimensioni tormentate dalle eliminazioni di questo poveraccio. Ebbene, questa problematica è finita, è tramontata, la questione è archeologia o è attualità? Questa è la domanda che mi sono posta. E la mia risposta, come sapete, è che questa è attualità più che mai. Oggi più che mai, no? La bisognità italiana figlia regressione, figlia degenerazione. L'Italia non è un paese credibile, tra l'altro, all'estero. Non lo è anche per questo motivo. Insomma, il suo malessere, la sua malattia per me è questa. C'è la possibilità, la speranza. Intanto mi chiedo se appunto esiste una responsabilità comunista in questo senso, perché la politica mendoliana, a mio giudizio, la cosa è che quando vieni qui io pongo lì una domanda, cioè sollecito un dibattito in un paese che tra l'altro si interroga molto poco, mentre invece interrogarsi sui temi, accapigliarsi
Io so che voi ci dite gli accapigliati, ed è bello, e questo testimonia come, grazie a Dio, in Italia, che è un paese in ginocchio, però esiste una... Eccola. Abbiamo iniziato la serata con te. Ecco, io lo raccontavo a proposito di questo, cioè l'Italia è un paese allo spazio, un paese. Lei mi chiedeva stamattina, cioè, ma la sinistra ancora c'è la possibilità, l'Italia può ancora recuperare, eccetera. E io rispondo con un aneddoto. Ho detto ieri sera, io ero davanti alla televisione, vedevo 8:30, e dunque la trasmissione e c'erano Lolotà e c'era la ragazza la Benedetta Cotani. Ecco, dicevo a lei stamattina, io con i miei 87 anni e mezzo dicevo, ecco, una giovane donna di primo ordine, un signore anziano più di 80enne di grande qualità, una giornalista, devo dire la verità, di grande eleganza e sobrietà. Perché no? Ecco un'immagine finalmente positiva, nel suo piccolo. Però questo, voglio dire, era una scintilla, un pensiero diverso. Cioè, in Italia c'è gente di qualità, per fortuna ancora, è abbastanza, ma siamo una minoranza, siete una minoranza. Però c'è un'Italia diversa di qualità, un'Italia che legge, discute, si accapiglia sui leader, eccetera, è resistente. E quindi io, che in genere sono portato a un certo pessimismo, io sono il pessimista della breve distanza e l'ottimista sulla lunga distanza. Non lo so, alla mia età succedono queste cose. Però mi viene in mente una cosa, adesso che diceva l'ottimista, allora mi sono ricordata, questo ce lo ricordavo già quando leggemmo il libro a Mario, lei era andata 2 anni fa da Fazio, si ricorda? E aveva portato la parola, impossibile. Sì. E aveva era legata a questo libro, esatto. E lei citava la frase, allora la cosa era così, si andava da Fazio, no, e scrittore, e poi parlavano, raccontavano una parola, esatto. Declinavano la parola, e Ermanno Re aveva scelto, prima aveva scelto laicismo, laicità, sì. Poi aveva detto di no, aveva scelto impossibile, declinando la parola impossibile, con un discorso bello, di costruire, guardarlo, perché poi è su YouTube, e lasciamo. Ed è anche commovente, lei a un certo punto dice il coraggio dell'impossibile, il sogno dell'impossibile, e dicendo questo immagina di incontrare, qui vediamo quindi al Mistero Napoletano, Francesca Strada, una notte nella galleria di Napoli, nella San Ferdinando, piove, perché piove sempre anche nell'ultima pagina del Mistero Napoletano, piove, no? Anche la ferrovia è sempre piove, piove, vabbè, insomma, no, che è bello, non c'è questa Napoli, vabbè, comunque parleremo anche di questo. E a un certo punto lei dice a Francesca Strada, ma che cosa mi dici, per come si può salvare Napoli? E cosa risponde Francesca Strada? No, allora Francesca Spada risponde, i napoletani si salveranno solo se avranno il coraggio degli impossibili. E mi ha colpito molto che lei mette in bocca queste parole proprio a lei. Questa era una cosa che mi colpisce, perché poi Francesca Spada ha avuto il coraggio degli impossibili. Francesca Spada, il suo carattere la portava, come no. Cioè, se poi comprende che lei si sia suicidata, diciamo, non, è un fatto che non va assunto come caratterizzante della sua personalità. Secondo me no, cioè, voglio dire, la vita di un essere umano è un processo,
il processo ti può portare da tante parti, e questo però non significa che tu cogli il momento finale di questo processo per leggere tutto il processo. Mi pare un po' eccessivo. Io non ci sto, non voglio dire, anche nella lettura della vita anche di persone concrete intorno a noi, di me stesso. Io non so che fine farò, però non penso che la lettura di Ermanno Rea debba essere desunta da quello che lui farà alla fine dei suoi giorni. E quindi io, che ho conosciuto Francesca, sono stato amico, sono stato vicino insieme ad altri su questa relazione, esperienza irripetibile, perché poi Francesca era una persona affascinante, ma a quell'epoca a Napoli, sulla relazione dell'Unità, la relazione dell'Unità è frequentata da persone di altissimo calibro, che io non ringrazierò mai abbastanza, non so se la fortuna è Padre Eterno o chi per lui, di avermi concesso il piacere di stare vicino a questa gente. Parlo nel racconto più o meno, ma era in maggioranza gente di altissima qualità, di grande ingegno, di grande umanità. Il marito di Renzo, io devo a Renzo la Piccirella le mie letture giovanili più appassionate, perché poi lui, come dire, non solamente mi dava il libro o mi suggeriva il libro, ma insomma mi creava anche, come dire, le motivazioni giuste, le chiavi, mi offriva le chiavi di lettura più giuste, eccetera. Così anche la moglie Francesca, anche Dalbaro di Renato Cacciopoli, che è stato un esimio matematico, insomma, c'era tanta cultura e tanta passione. E quindi è stata un'esperienza di grande via. Io ricordo Francesca, e Francesca era la comunista per eccellenza, nel senso più bello e più alto della parola, nel senso che era un pensiero dominato dal pensiero romantico del mondo, della grande solidarietà, della grande vicinanza alla gente che soffre, eccetera. Quindi c'era una vena anche di cristianesimo nel suo comunismo molto evidente. Poi si suicida, vabbè, insomma, che vogliamo preferire? Il suicidio al lungo processo della vita. Io preferisco la Francesca che fa pratica e, come dire, mostra la bellezza del suo animo alla Francesca che invece poi rassegnata, delusa, non so, amareggiata, quello che volete. E poi io penso che scandagliare un suicidio è sempre un'impresa da evitare, secondo me. Cioè, va a sapere che cosa è successo nell'animo di una persona, quali delusioni, quali amarezze, quali storie ultrapersonali. Io ho inteso cogliere l'aspetto simbolico del suicidio di Francesca, per quello che riguarda la città, ma per quello che riguarda, insomma, adesso non voglio straparlare, però mi riferisco a un altro mio libro, all'Ilva di Bagnoli, l'Ilva che muore, anche quello è un suicidio, non so se mi spiego. Ed è un suicidio collettivo, è un suicidio generale. Ci sono, quando cascano le pere da onda, non c'è. È un omicidio, però, di rappresentare un suicidio. Quello di Napoli sembra un omicidio, tipo un suicidio, invece quello di Francesco. Non lì i confini, le cose sono sempre piuttosto difficili da certo. Non c'è ombra di dubbio, è più un omicidio che... Però la città, diciamo, tra la città e questa fabbrica c'era
non c'era un rapporto virtuoso. Forse alla fine un po' si realizza un rapporto abbastanza virtuoso, ma questa fabbrica viene inquinata, viene inquinata nel senso sociale, lo racconto e così via. Ma adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, stavo parlando di mistero napoletano, teniamoci al mistero napoletano per dire come l'elemento, diciamo, di ciò che finisce. Infatti una frase che adopero, io me la ricordo perché mi è stata, non rinfacciata, ma mi è stata ricordata, e dico che un romanzo è la rassegna delle cose perdute, di ciò che si perde, questo è proprio lo spingo nella trasmissione. Ecco, il mistero napoletano è sicuramente la rassegna di qualche cosa che si perde, però la dimissione, insomma, è la rassegna di qualche cosa che si perde, di carattere diverso, di tipo diverso, però stiamo lì. Sì. Io direi di andare avanti così, perché sì, se voi avete delle domande, sì, io... Sì. Le abbiamo. No, vabbè, io ho sempre finito la storia di Napoli, dell'impossibilità, della legge, delle cose. Intanto le dico che è un libro che ho amato tantissimo, e la prima volta me lo sono bevuta e mi ha fatto soffrire tantissimo. La seconda volta me lo sono letto con più calma e mi ha fatto soffrire ugualmente, cioè nel senso che veramente no, è un libro che fa, è un dolore veramente. Io pochi libri mi hanno così preso proprio lo stomaco, e per tutte le vicende, per quella di Napoli, per quella di Francesca, per quella del PC naturalmente, perché sono tre storie. Però volevo continuare su questa cosa dell'impossibilità per Napoli. Lei dice delle cose veramente micidiali, insomma, che volevo, per chi non la... Lei a un certo punto dice, e noi ignari continuavamo a chiederci reciprocamente, se tu avessi 1 miliardo di miliardi, compreresti Napoli? Sì. Non avevamo capito che Napoli era una pietra, un forte, una trincea senza prezzo. Aveva un destino già tutto predisposto, immodificabile. E poi lei ripetutamente dice che è uscita dalla storia, cioè ad un certo punto nel 51 praticamente lei dice Napoli, gli orologi si fermano e usciamo dalla storia. Allora quello che mi chiedevo io dopo questa lettura e dopo anche la lettura della trasmissione, ma c'è stato, e con tutta la vicenda che dice, c'è stato un accanimento specifico su Napoli secondo lei? Io sostengo una tesi, ancora una volta devo precisare che io racconto delle storie e esprimo delle opinioni personali che possono essere condivise o possono essere contraddette, non lo so. La mia tesi è questa, abbastanza come dire, confortata dai fatti. Nel 1950, cioè, Napoli finisce la guerra, no? E cioè, tutta l'Italia è un fervore di opere, e ogni città, ogni regione, eccetera, pensa di rilanciarsi in questo futuro. C'è la ricostruzione. La ricostruzione è anche, come dire, una tensione etica, una tensione psicologica e così via. E un progetto, e una serie di progetti concreti. Per Napoli quale può essere il progetto di un rilancio? Quale sono le premesse dalle quali Napoli è in grado di partire? Napoli è un grande porto, un porto di straordinaria importanza, che è stato di straordinaria importanza anche dal punto di vista militare e strategico, e lo può essere, finita la guerra, tanto più dal punto di vista dei traffici commerciali, eccetera. Nel 1950, diciamo, questa potenzialità viene soffocato dall'insediamento a Napoli del grande comando interalleato che diciamo tiene sotto sorveglianza l'intero bacino del Mediterraneo. Io affermo, ma credo di non poter essere smentito, che si creano in Italia, in Europa, due grandi capitali della guerra fredda,
Una è Berlino, con il comando che diciamo, controlla l'area centrale europea, e Napoli che dice, fa questa funzione. Non dimentichiamo, ovvero che i missili russi erano puntati su Napoli. Basterebbe questo. La presenza di un comando interalleato di questa portata, è inevitabile che esige la subordinazione di tutte le altre. Sì, dunque, dicevo che è evidente che la presenza di un comando di questo genere esige che la città, come dire, insomma, questa è una regola risaputa, vive una condizione un po' coloniale, insomma, l'interesse preminente, perché il porto diventa un porto nuclearizzato e aperto alla stessa flotta americana. L'aeroporto viene a sua volta nuclearizzato e diventa un aeroporto militare prevalentemente. Beh, insomma, le aspirazioni di questa città verso un futuro vengono oggettivamente limitate da una situazione di questo genere. Io dico, non so, forse, voglio dire, non escludo di avere anche un tantino enfatizzato e dilatato la cosa, ma certo è che tutto questo, ai miei occhi, appare come qualcosa che, come dire, pone in ceppa, no? e quindi ferma il naturale processo di evoluzione della città. Di qui l'immagine della città in cui gli orologi non vanno più avanti, dei pesci nell'acquario che boccheggiano, e via dicendo. Questi sono, diciamo, diciamo, una città che vive un'esperienza di paralisi, fondamentalmente, di non sviluppo, perché diciamo, ha una funzione internazionalmente rilevante, planetariamente rilevante. E i missili sono Napoli per controllare, e in gira, poi mi sono stato a fumare, ho cercato di fare la mia indagine onestamente e ho raccolto una serie di prove concrete di questa situazione. Questo, diciamo, poi quando ho raccontato tutta questa roba nel libro, molti si sono risentiti. Gli uomini politici dice, ma come, noi eravamo marionette? Sì, ho avuto, diciamo, manifestazioni, numerose manifestazioni di ostilità, questa tesi è stata, però sta di fatto che nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, questa situazione di paralisi finisce oggettivamente, non c'è più la guerra fredda, finisce, e io credo che nel libro alla fine lo racconti con chiarezza, dico, a questo punto Napoli è gioco sulla resurrezione possibile, dico, a questo punto anche questa città è libera, finalmente libera di decidere il proprio destino, di uscire dal baratro, ne sarà capace, non lo so, vedremo, infatti lo stiamo vedendo. Però, cioè, voglio dire, ecco, rispetto alla sua domanda, alla non storia, no?
difficile parlare di storia in una città posseduta, una città in fondo colonizzata. Io non discuto il fatto di merito, è stato un bene, è stato un male, il comando interalleato, la NATO ha fatto il suo mestiere, per carità, doveva farlo, l'hanno fatto, ok, però non riconoscere il... Però mi chiedevo, ma prima degli anni 50 non si può pensare che tutto ciò che Napoli è stato ed è oggi possa essere fatto risalire a quel periodo degli anni 50? Quello che c'è stato prima, quello che non si è realizzato prima, che poteva essere possibile... Gli anni 40? Ma anche prima ancora. Non lo so, nella storia proprio di Napoli... Tra l'altro, insomma, che ne so, anche la rivoluzione napoletana, che non è... Mi chiedo poi quanto gli intellettuali napoletani non abbiano dato la spinta che avrebbero potuto dare a Napoli. Ma questo non soltanto dal 50 in poi, parlo anche di tutta la storia precedente. Di tutta la storia precedente. Questa plebe di cui gli intellettuali napoletani hanno paura, la plebe napoletana. Questo fatto dell'alta, cioè i quartieri alti e i quartieri bassi, questo non mischiarsi, questo tenere sempre, non lo so, io col suo libro ho poi scoperto Lortese, Il mare non bagna Napoli, che è un libro bellissimo, è anche l'ultimo capitolo, è l'attacco che Lortese fa a questi intellettuali che si sono, ok, ritorniamo agli anni 50 con l'attacco dell'Ortese, però... È come se ci fosse qualcosa di profondamente, non lo so, di impossibile forse, però non so capire che cos'è che rende impossibile a Napoli, ma possiamo allargare la questione a tutta l'Italia. Sì, perché discorso... è solo Napoli poi che fa sì che stiamo in questa situazione. Anche Roma si trova in una situazione di, in cui le lancette forse si sono fermate, ma sono andate indietro, non lo so. Cioè, tu che cosa... Diciamo che la domanda è estremamente interessante e pertinente, per carità, però è molto è anche pesante, eccetera. Ora, il problema è la storia del Mezzogiorno, Qui, ripeto, io non voglio neanche, come dire, esprimere sentenze così improvvisate, io non ho una competenza, non sono un politico, non sono uno storico, non sono un sociologo, però, ho la capacità di rifarmi ai grandi autori, ai grandi, che soprattutto in questo caso a Gramsci, chi ha dato, io ho letto inizialmente un brano che già contenga di per sé una parziale risposta alla domanda di questo genere. Però le risposte possono essere approfondite ulteriormente, c'è la storia del Mezzogiorno, la storia dei Borboni e via discorrendo, i fatti, la storia del 1799, vogliamo attribuire responsabilità non so, ai patrioti napoletani? Sì, probabilmente è chiaro che fu una iniziativa dell'Italia. E d'altra parte la stessa unità italiana è frutto, insomma, l'accusa ricorrente che è stata mossa ai patrioti italiani, voglio dire, nella storia del nostro risorgimento, è la mancanza di non essere stati capaci di coinvolgere le grandi masse, due contadine, due sottoproletarie, due proletarie, eccetera. E di aver realizzato un processo di tipo prevalentemente appunto elitario, fatto da intellettuali. Perché dico che poi è stata una unità tenuta insieme con lo spunto che si insieme tante di essere diverse e non tutte fra di loro? E questo è un errore, una mancanza di intelligenza politica, di incapacità, non lo so dire, non ho neanche i numeri giusti
dare una risposta esaustiva a una, cosa, a una domanda di questo genere. Certo è che una cosa è certa, che tutto il risorgimento italiano è eritario, vede le masse diciamo estranee a questo processo e l'Italia ne pagherà il prezzo, ne pagherà il prezzo. Questo è proprio una sicurezza. Ma devo aggiungere qualcosa di più proprio in ordine a questa domanda che mi è stata fatta. È evidente che questa responsabilità degli intellettuali italiani è frutto di un clima, di una cultura, cioè di una che nel Mezzogiorno probabilmente ha presentato un rilievo particolare, insomma una strattezza particolare. Certo che per entrare nel mondo dei rivoluzionari del 1799 è affascinante, dei grandi sognatori, degli utopisti, ripeto, affascinanti. Addirittura io ricordo questo, che non mi ricordo adesso quale di questi patrioti, immaginava che non potesse essere costruita un palazzo e davanti a un altro togliendo, privando della prospettiva. C'è una modernità, cioè loro sono in quelle condizioni, erano di una affascinante astrattezza, di una lontananza, ma forse no, non lo, ripeto, sono domande legittime, giuste, ma e tirano in ballo cielo e terra, non lo so. Certo. No, perché una cosa che mi ha colpito molto, sia all'inizio di questa fase, sia ovviamente pensando all'incontro di oggi, mi ha colpito proprio il sottotitolo del caso Cegari, attualità di una vecchia scuola. Un po' più forte, insomma. Per me è importante questo fatto di venire oggi, no? E non voglio parlare della vecchia sconfitta. Allora facevo un pensiero. Abbiamo avuto, si è molto parlato della napoletanità. Silvia ha parlato del mistero italiano. Ha parlato di tutto questa cosa, ma poi la dire meglio tu, sicuramente. Dico questa cosa, l'ha detto Silvia, che poi dirà meglio di noi. Ha parlato di mistero italiano. Sottoscrivo. E quindi è l'autrice di questa. Cosa stavo pensando? Noi abbiamo letto questo libro, che effettivamente, come diceva anche Valeria, c'era molto emozionato. Parlate di questo tipo? Però a questo punto forse questa caratteristica, no? Di poter raccontare queste cose, questa è la preziosità della napoletanità. Perché io penso che queste cose sono sempre successe. Torniamo adesso al momento di mistero napoletano, il Partito Comunista, no? Stamattina leggevo una cosa di Ernesto Di Martino, altro grande intellettuale napoletano, che poi è stato messo da parte. Lui faceva questa differenza parlava di quanto è importante l'etnocentrismo critico, e pensavo a questa costruzione del Partito Comunista attraverso i personaggi di cui lei ci ha parlato, che invece irrigidiscono tutti e costruiscono quella famosa chiesa. Il suo libro Mistero Napoletano è importante per questo, per vedere come si costruisce rigidamente una chiesa, che poi donne che abbiamo lo spazio a tutti, anche alla chiesa. Tu lo vedi, no? Ci si autovettizza. Una metodo che non permette appunto a quelle forze belle di cui lei parlava, le unità che c'erano lì, perché si sentono. E si sentono queste addirittura si parla delle partite di calcio, quindi c'è tutto un fermento, una voglia. Escono e forse le farà piacere una cosa. Io sono stata venerdì a Firenze e si è parlato di un libro di Gramsci, che qui è un'autrice, quindi Gramsci oggi evidentemente, lei ha cominciato parlando di Gramsci oggi comincia a essere veramente importante. Quindi io cito altre persone che stanno qui, questo è importante. Però voglio dire, questa chiusura del Partito Comunista, questi irrigidirsi, questo stare attento, che certo toglie l'aria a Francesca Strada, toglierà a tutte le persone che stanno qui.
questa chiusura. Sicuramente c'è l'armato, c'è le cose, e senza voler fare una critica o satanarci per un passato di questo genere. Però questa chiesa veramente dura, questa rigidità che c'è e che tutti abbiamo subito, perché poi tu dovevi far parte di quel gruppo e se ti diversificavi te la facevano pagare, ti emarginavano. Questa non è un'occasione persa, quella, sì, sicuramente sì, per la sinistra. Allora a questo punto torniamo a capire, ma perché questa rigidità? Questa chiesa, questa mentalità di chiesa, perché questa è quella che è, no? Che è rigida. Io mi vengono delle suggestioni dal suo discorso, no? E quindi la ringraziamo per ci ha fatto vedere delle cose che non sono. Intanto, diciamo, io racconto uno spicchio, che è uno spicchio napoletano di storia del Partito Comunista. Ora il Partito Comunista è stato nazionale, internazionale, è un'esperienza che ha vissuto il mondo intero. E non dimentichiamo che alcune caratteristiche non erano specifiche in un paese soltanto, ma erano, come dire, generalizzabili. In Italia devo dire che c'è l'aspetto, chiamiamolo ecclesiastico, di questo partito. Non so, insomma, ho osservato che il fenomeno ha avuto una dimensione planetaria addirittura. Veniamo adesso al nostro piccolo. Al nostro piccolo, io non voglio adesso, vado a ruota libera, come si usa dire, non so io stesso se sono nel giusto, nei giusti binari, oppure mi avventuro su un terreno troppo audace. Ma io penso che poi il Partito Comunista ci dà una struttura che in qualche modo è mimetica rispetto a Santa Romana Chiesa, alla Chiesa, alla vera Chiesa. È altrettanto autoritaria, è altrettanto verticistica, diciamo è altrettanto intollerante, è altrettanto ipocrita. Ora, stasera voi mi state, come dire, sfogliando e mettendo tutto, cioè io sono costretto dalla discussione a citare un altro mio libro, scusatevi. Avete chiamato qui. Avete voluto voi. Si chiama, di non pochi anni fa, è del 2011, si chiama La fabbrica dell'obbedienza. E il sottotitolo, quindi uscite con il sottotitolo, Il lato oscuro e complice degli italiani. Qual è la fabbrica dell'obbedienza secondo questo libro? E appunto è Santa Romana Chiesa. E allora io vi racconto molto sinteticamente il contenuto di questo libro, che in parte risponde anche alla precedente domanda dell'amico. Io mi rifaccio a quello che afferma un filosofo napoletano di metà dell'Ottocento che si chiamava Bertrando Spavento. Filosofo ormai dimenticato, peccato, perché a mio giudizio ha detto delle cose affascinanti, almeno per me. La cosa affascinante che diciamo, io riporto poi in questo libro è la seguente. Lui sostiene che il cittadino responsabile è stato creato dall'Italia, dall'umanesimo. L'umanesimo crea la grande piazza, crea il comune, il palazzo comunale, eccetera. Insomma, è inutile che stia a fare un discorso che sappiamo tutti. L'umanesimo crea in Europa, in tutta Europa, il cittadino responsabile. È chiaro che io riporto sempre, diciamo, Bertrando Spavento, non è facile. Bertrando Spavento dice che questo cittadino responsabile
a un certo punto viene espulso dall'Italia con la controriforma. E al suo posto, come dire, viene sostituito da un cittadino di responsabilità. Il ragionamento è molto semplice, molto, lo riduco perlomeno in piccoline così. Facili, facili. Lutero, che cosa fa? Traduce in tedesco la Bibbia e dice ai suoi concittadini, eccetera, il rapporto con vostro Dio è diretto. Leggetevi la Bibbia, a fare quello che fate, ve la vedete con lui. Che cosa replica Santa Romana Chiesa? Eh no, tu cittadino non dovevi essere, perché passi attraverso di me. Io sono l'intermediario, decido io, ti assolvo, la comunione, quello che sappiamo. Adriano Prosper, che tutti voi suppongo sapete chi è, eccetera, ha scritto un libro eccezionale, i tribunali della coscienza, studioso storico di primissimo livello, mi onoro di esserti devoto lo stesso pensamento, eccetera, e l'ho anche pubblicitato, pure massacrato, ho fatto furti, fusi a pacchetti così. La storia dell'Italia è una storia che difficilmente può essere separata da una storia di Santa Romana Chiesa in Italia, del potere di Santa Romana Chiesa in Italia. Io dico che siamo tutti, senza distinzione, compresi noi qui presenti, figli della Controriforma, in qualche modo. Nel nostro intimo ci possiamo anche confliggere con noi stessi e cercare di liberarci dai depositi lasciati dentro di noi da Santa Romana Chiesa, ma questi depositi, se facciamo un esame di coscienza corretto, li riconosceremo subito. Quindi siamo le... Oh, per carità, io con questo non voglio celebrare il protestantesimo, poi quello apre un altro discorso, ma è inutile, se no i discorsi poi diventano troppi, eccessivi, e succede che uno perde il lume della ragione. Atteniamoci adesso al nostro particolare. Il nostro particolare ci dice che noi siamo tutti figli di Santa Romana Chiesa. Lo stesso Partito Comunista Italiano, in qualche modo, ripeto, non vorrei adesso buttarmi in una sentenza troppo audace, ma probabilmente lo stesso Partito Comunista Italiano è figlio della Controriforma. Non a caso l'angoscia fondamentale che il signor Palmiro Togliatti, un uomo che io ammirato a suo tempo, ma chi non ha avuto responsabilità e non ha commesso peccato. Però non mi finisco ancora una volta quello che stava dicendo. L'amica Salatini mi ha detto, ma Renzi non le fa pensare un po' a Togliatti? Non andiamo troppo per politico, altrimenti famiglia che fa di me. Allora, che voglio dire, probabilmente, e qui vengo alla sua domanda, proprio lo stesso Partito Comunista è stato, come dire, condizionato, figlio, orientato, per vie traverse, per vie anche sconosciute, eccetera, da un modello che ci portiamo dietro sciaguratamente da così lungo tempo, che è diventata carne della nostra carne. Molto interessante il discorso della coscienza, visto recentemente il film Le vite degli altri, Berlino non è Napoli, effettivamente è molto chiaro come si agisce sulla coscienza delle persone. Questa è però mi è stato un surplus di teologi.
un surplus di ferocia con cacciapuoti, lì c'è stato a Napoli. No, perché questi personaggi sono. Io provo a cambiare un po' di a cambiare di registro. Passo al microcosmo. Volevo fare una domanda, quindi mi sono riletto qualche pagina del suo libro e sono andato a una pagina dove lei parla della sua separazione struggente da Francesca Spada. Lei dice, alla mia partenza. Sì, la sua partenza. Capito. E quindi lei racconta che è invita al cinema per poter parlare a tu per tu, dopodiché mi dice che lei se ne sarebbe andato via, avrebbe abbandonato il giornale, certo, eccetera. A un certo punto la Spada dice una frase che secondo me è importantissima. Le dice: e adesso con chi parlerò di Alyosha? Lei dice che poi Alyosha rappresentava il bene, il disinteresse, la laicità, l'altruismo, l'arte, la letteratura, rappresentava, diciamo, l'umanesimo, se vogliamo. Ecco, in quel periodo in cui appunto c'era, cioè i giochi erano fatti, c'era una geopolitica ben disegnata e il Partito Comunista, anziché capire questa cosa e fare un lavoro culturale di un certo tipo, cosa fa? Fa il gioco delle parti. E questo naturalmente fa impazzire tutte quelle persone come la Spada e come molti altri, che invece credevano fermamente nel sole dell'avvenire. Allora, la mia domanda è questa: lei invece se ne va. Che cosa aveva capito, intuito, sentito, che cosa aveva per poter fare una scelta del genere, che era una scelta coraggiosissima allora? Cioè, sì, anche molto contrastata, perché si spiegavano sui giornali di un certo tipo, ovviamente, gli articoli sul dovere di restare a fare la sentinella. Non lo so, io racconto diciamo la mia piccola biografia successivamente alla storia del Ministero Napoletano in un libro di fotografie che ho pubblicato con Feltrinelli, perché io ho fatto il fotografo perché a un certo punto è cominciato questo processo di odio della parola, no? Parlo di non di odio della parola, di difficoltà, cioè sì. Voglio dire, io diciamo, quando vado via da Napoli e vado via dall'Unità, poi vengo assunto a Virgola, allora la direttrice Maria Antonietta Maciocchi, che forse non mi ricordo, e a Virgola e vengo a Roma e faccio il giornalista eccetera. Intanto i fatti di ieri hanno un'importanza decisiva,
Ora questi fatti di Ungheria, i fatti di Ungheria sono del 56, ma la data, come dire, ha un valore relativo, perché i fatti di Ungheria secondo me quasi non finiscono mai, hanno un processo molto molto lungo. Se voi pensate che nel 1958 viene giustiziato Imre Nagy, giustiziato, viene ucciso Imre Nagy con l'avallo di Togliatti e di molti altri intellettuali. E io ricordo, penosamente ho ritrovato un articolo su Vie Nuove di addirittura di Luigi Pintor, che nel 58 ancora parla questa cosa. Il manifesto quando nasce nel 60. Cioè, dico questo per dire che il travaglio è lungo. Per quello che mi riguarda, nel 1059 io decido che è finita la mia esperienza di giornalista comunista e abbandono, mi dimetto da Vie Nuove e decido, già che allora c'era una spaccatura violenta, c'erano i comunisti e la stampa più o meno comunista e c'erano i cosiddetti giornali borghesi. Poiché io uscivo, per così dire, da sinistra, per dire, eccetera, decido che io non entro in un giornale borghese. Non so che cosa fare, e l'unica cosa che sapevo più o meno fare era il giornalista, allora avevo una macchina fotografica, eccetera, me ne andai a Berlino, nel 50 prima della Berlino, e cominciai per alcuni anni. Ho fatto il fotografo di Ramaglio, forse un po' meno, insomma, girando con un ossesso Asia, Africa, Asia, Giappone, sono stato lungo in Nepal. Poi dopo, passata questa convinzione che io, che la parola scritta mi era proibita, ma parola scritta non come autore di libri, come giornalista, come uomo impegnato politicamente e socialmente, rientro nel giornalismo, scrivo, appendo la laica al chiodo, come si dice, e riprendo la mia attività. Perché me ne sono andato? Io quella storia lì è uno dei passi più veri, c'è proprio la storia del cinema, cioè quello è un racconto autentico. La figura di Alyosha era una specie di tormentone che io riprendo spostando da Alyosha, che è fratello di Karamazov, ritorno in un altro libro che è questo romanzo Il sorriso di Don Giovanni, in cui parlo invece dei principi misti e dell'idiota, no? E dell'idiota. E il tema è lo stesso, il tema del disinteresse, il tema della bontà, della solidarietà, per il titolo di un libro di Rodotà recente. E era un tema di discussione molto forte, molto intensa, eccetera. Ma la sua domanda non è tanto su questo, quanto cioè perché abbandono la trincea. No. Io la trincea, vabbè, forse c'era anche una sottovalutazione del mio ruolo, cioè, sicuramente c'era il fatto che Napoli offriva poche possibilità di... No, ma lei aveva capito che comunque sarebbe stato un fallimento, no, e che ci si poteva suicidare, no, in vari modi? No, cioè che fossi un giovane con delle delusioni, non c'è dubbio. Cioè io
qual è la, stata la mia fortuna? Prima ho parlato di questa esperienza straordinaria che ho fatto in Angiporto Galleria alla redazione dell'Unità. Cioè, a me è capitato di, diciamo, al di là di quelli che possono essere i miei meriti personali, molto relativi, soprattutto di aver fatto parte di un gruppo antisalinista, antivittano, cioè penso a Piccirella, il marito di Francesca. Francesca di meno, eh? Francesca non era tanto antisalinista, ma Renzo lo era perché era la sua intelligenza, la sua lucidità, è stata una figura. E quindi ho avuto la fortuna, direi al di là delle mie predisposizioni, di avere avuto un'educazione di un certo tipo. Francesca più sul lato umanistico, i libri di romanzo, il principe Mischina, eccetera. In Renzo invece più sulla lucidità intellettuale, diciamo filosofica. E quindi, però, diciamo, questa lucidità e non può essere neanche, come dire, gonfiata e esagerata. Io ho vissuto i disagi che racconto, alla fine, cioè, voi appartenete tutti di più o meno a generazioni molto recenti rispetto alla mia, e quindi il travaglio. Ho 87 anni e mezzo. Io ci sto, però è peggio per voi. E la vicenda, non so, la storia sta quando si scoprono le magagne di Stalin, eccetera, è un colpo di una durezza mai vista. Potevi essere antistalinista finché volevi, ma insomma quando avvengono quelle cose il bagno, la doccia fredda è tosta, sai. Quindi che io avessi certezza e lucidità, non esageriamo, avevo delusioni, questo sì, altrimenti non sarei andato. Un sentire da Yoshi. Avevo delusioni, sentivo il bisogno, ecco, sentivo il bisogno soprattutto di misurarmi con il mondo e la vita, questo sì, questo lo ricordo con lucidità. Ancora più avanti, perché poi a Civigasco vado a Vie Nuove, faccio il piano a Londra, non ancora il partito, però ormai il rapporto si andava dunque facendo, si andava sciogliendo, e infatti nel 59 è prima la decisione. No, per il momento no. Se avete qualcosa da fare, sì. Posso... Storia della resistenza italiana. E la pagina più emozionante sono le quattro giornate di Napoli. Come ne parla Battaglia, è un'emozione, dice, non era neanche un'insurrezione, perché dice l'insurrezione ha un fine, si prefigge uno scopo, quello era il fenomeno della natura, ne parla così. È giusto. E questo momento della storia di Napoli
e tutta la resistenza sono il momento in cui si può rompere quella storia secolare di dominio della Chiesa. Forse c'è stato, anzi, c'è stato prima il Risorgimento, è stato molto parziale, lì si riprende quella possibilità. E sempre studiando la Resistenza, c'è questa questione annosa della guerra, fu guerra civile o no? Riprendendo, io penso di sì, ma penso che quella chiave, perché poi Togliatti fa sparire questo termine, è lui che mette un veto preciso a questo termine, che invece era la chiave, secondo me, per cominciare, e qua ci vediamo pure a Gramsci, un amore comune evidentemente, che era la chiave per quella rivoluzione morale che era negli intendimenti di chi faceva la Resistenza. Non la rivoluzione comunista, non parliamo di questo, ci leghiamo a Gramsci perché era la possibilità di fare una battaglia culturale. E le energie c'erano, perché le quattro giornate di Napoli vi dicono che le energie c'erano ed erano enormi ed erano grandi pure nella Resistenza. Lì c'è una scelta precisa, perché tutte queste delusioni di cui parliamo poi sembra che siano accadimenti, certo, naturali, invece sono a monte, ci sono scelte precise di qualcuno. Questo qualcuno purtroppo torna studiando, leggendo, torna sempre questa figura di Togliatti, che è una figura di freno, e lo è anche rispetto alla Resistenza, perché togli questo termine? Non vuole che si parli di guerra civile, perché ha paura che poi non si liquidi il fascismo come un fatto di pochi facinorosi, ma si metta in gioco tutte le responsabilità della Chiesa, della classe dirigente, della storia nazionale. Meglio chiudere. E questa chiusura è perché lui ha questo fine, questo scopo dell'accordo politico con i cattolici. Poi, accordo politico, fosse stato solo quello, poi diventa una commistione, perché sono due chiese, o poi diventa una chiesa unica, perché alla fine arriverà pure a dire che i valori del socialismo sono gli stessi del cristianesimo. E quindi c'è una le energie c'erano, e qualcuno poi, che appunto non sono suicidi, sono omicidi questi qui, fatti da qualcuno, poi non si è magari in grado di resistere perché, vabbè, per tanti motivi. Condivido. Condivido, stamattina sempre parlando con l'amica lì, più o meno sul tema analogo, citavo giustizia e libertà, per esempio il Partito d'Azione era un partito che diciamo, magari non voleva realizzare il socialismo eccetera, però voleva liquidare una serie di partite e voleva rinnovare profondamente eccetera, il Partito d'Azione è stato sconfitto dall'autogliattismo eccetera. Storia d'Italia, questo adesso sulla il termine lotta c'è guerra civile o meno, questo non so, non è una questione di etichetta, di parole eccetera, io credo che è il significato, appunto, sì, condivido, lei ha detto giustamente delle cose che già in tempi già in parte avevamo un po' toccato qui, certo, Santa Romana Chiesa è Santa Romana Chiesa, per Togliatti, ma voglio dire, il togliattismo non è un fenomeno separabile dal resto della storia italiana, ma il togliattismo, cioè voglio dire, questa idea del cattolicesimo come forza predominante con la quale bisogna fare i conti ad ogni costo, appartiene alla tradizione, insomma, ecco, e continua. Nessuno ha mai pensato di affrontare, diciamo, in modo dialettico diretto questo Gramsci, sì, però sì, no, dico sì, Gramsci.
se sono Togliatti ha avuto, per fermo restando, che poi è stato un uomo di grandi letture, di grandi cioè, questo mi pare, cioè, non bisogna perdere il senso delle cose, cioè, voglio dire, ha commesso errori fondamentali, terribili, ma diciamo sul piano personale era io l'ho conosciuto, sono stato a casa sua a Montesagro a fotografarlo. insomma, era un uomo di una personalità notevole e una cultura di grande persone. Dopodiché, insomma, l'abbiamo detto, diciamo personalmente, appunto, la fabbrica dell'obbedienza, per quello che mi riguarda, tutto quello che penso lo dico fino in fondo. Prego. Dunque, io volevo fare una domanda un po' personale, se mai mi dici di no. No, perché mi aggancio a questa domanda di Giancarlo, perché poi lei è andato via, no? A me, leggendo il suo libro, a un certo punto, pensando, discutendo un po' su questo discorso della napoletanità, siccome io amo il meridione, e mi veniva in mente, no, che tutto come lei scrive, come descrive certi personaggi, sono poi comunque questi finiti peggio, diciamo. Sono? Questi che sono finiti peggio, diciamo, che in qualche modo si sono persi, viene da dire che ognuno nella sua specificità erano persone passionali, quindi anche emotive. Questo fatto mi ha fatto pensare un po' all'adolescenza, cioè un momento della vita, non dico anagrafica, ma di passionalità, di innamoramento di un'idea, di un pensiero e tutto quanto, che spesso è ingenuo e quindi rischia un pochino di andare a sbattere, come succede purtroppo nella vita di tanti, anche senza esiti così drammatici, no? E volevo chiederle, lei per come ha scritto questo libro, per come ha scritto Il caso Piegari, ma più forse mi rifaccio alla dismissione, Il caso Piegari l'ho trovato un po' troppo... Alla dismissione? Sì, alla dismissione e a questo, perché forse Il caso Piegari, se posso una piccola critica, mi è sembrato un po' asettico. Questo poi lo chiuso lì. Allora mi chiedevo se in questa delusione che ha comportato tragedie personali, anche abbandoni, che pensate anche comunque, c'entra la figura di Croce? Cioè c'entra questo cenacolo, questo pensiero, questa cultura, secondo lei? Perché io sono molto ignorante in filosofia, ho pochissime, però lei che ha vissuto proprio l'ambiente culturale dell'epoca, lei che secondo me è stato deluso, ma tanto ingenuo forse non è riuscito a non essere. E allora le chiedo, che idea si era fatta di questa... No, di questo ambiente culturale, di questo, perché lei prima ha parlato, no, degli italiani sono fatti così perché c'è un ambiente culturale, ci siamo riferiti soprattutto all'ambiente, alla chiesa e tutto quanto, però c'è anche, voglio dire, a Napoli Croce era un'istituzione. Croce era un'istituzione, è stata un'istituzione sicuramente, però non credo che, diciamo, per quello che riguarda il carattere, abbia avuto un'influenza addirittura nella formazione del carattere degli intellettuali napoletani. Non lo so, è una domanda, diciamo, alla quale non so rispondere, però tendenzialmente penso di no, cioè voglio dire, la figura di Benedetto Croce è stata una figura importantissima, ha avuto sicuramente, ecco, poi a Napoli
diciamo, la furbizia, la non ingenuità stanno in non esporsi, ma è così, viva gli ingegni. Al momento del cortocircuito, l'uomo che non è che è privo di passione, ma ha una predominante critica, una capacità critica, sopravvive dolorosamente, molto dolorosamente, perché poi a retro le cinese mi capitano, ma non riusciamo pure il libro, ma resiste alle tragedie che gli piovono addosso, piuttosto pesanti. Forse sì, ma qualcuno mi ha detto non dirla. E detto questo, ha tirato fuori una lettera regalata da Rosa Rossi ai miei in occasione della morte di Renzo La Picciella, che io le ho portato per darle una copia. Leggi la prete, no, perché lei ce l'ha letta quando noi abbiamo fatto sto circolo a marzo, non so che abbiamo parlato, la devi leggere tu, perché la devi leggere tu, e ci ha letto alla fine, come adesso, della questa lettera, e noi ci stiamo, abbiamo detto bisogna assolutamente. Dunque, questa lettera è stata spedita dalla Rosa? No, leggi no. Allora, questa lettera è stata, non so a chi è stata indirizzata. Ah, da Renzo, firmata Renzo. È stata scritta da Renzo e diretta a chi? Non so, non sappiamo. Non è indirizzata. Però quando lui è morto, lei, Rosa Rossi, ha riletto le sue lettere e una di queste l'ha regalata a Ennari per ricordo. E non è indirizzata però, cioè è una lettera che... la legge lei? Sì, perché forse è difficile. Sì, avendola già letta. Sì, me la sono prescritta, se la trovo. Ce l'ha io. Se è vero, almeno io me lo dico, se è vero, almeno io mi permetto di crederlo, che ho cercato e cerco un modo di essere uomo, cioè di vivere, ispirato, accetto la tua formulazione, alla possibilità. Ispirato? Ispirato, accetto la tua formulazione, alla possibilità del regno dei fini, è senz'altro certo che mi è riuscito di fare con molte confusioni, incertezze, contraddizioni e anche lacerazioni psicologiche e sentimentali, di cui nemmeno sai per dirmi oggi pienamente libero. La mia partecipazione alla lotta politica di classe ha un senso come individuazione delle condizioni e delle premesse necessarie, anche se non sufficienti, per fare della possibilità una concreta prospettiva umana. E qui si aprirebbe il discorso difficile equilibrio tra il senso e le ragioni dell'individuale e del collettivo, ma è pericoloso moltiplicare i temi. L'avete letto, insomma, è un libro con così tanti registri, così intimi, ma anche così politici, che è sconvolgente per chiunque. A me è successo questo, che io ho regalato un altro libro che si chiama Il tramonto dell'euro, di un economista. Si chiama? Il tramonto dell'euro. Ah, Il tramonto dell'euro. Di un economista critico da sinistra sulla moneta unica, sulle istituzioni europee.
E dentro questo libro c'è un altro, c'è qualcosa di sconvolgente, che è il discorso di un dirigente comunista al Parlamento italiano contro il sistema monetario europeo nel 78, in cui descriveva perfettamente che cosa sarebbe successo in un irrigidimento valutario, cioè si sarebbe andato ad attaccare le condizioni di vita ai salariati. Questo dirigente comunista è l'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Quindi quando io regalai questo libro, che è un libro politico, economico, attuale, mi fu risposto e dissi: ma com'è possibile che Giorgio Napolitano, che nel 78 fa un discorso tecnicamente ineccepibile dal punto di vista economico, politicamente lucidissimo, che avversa un'Unione Europea che prende la strada della deflazione salariale, dell'attacco ai salariati, adesso si trova Presidente della Repubblica e porta un attacco violento alle costituzioni nazionali e a quello che è stato welfare state come l'abbiamo conosciuto? Come può essere la stessa persona? E mi regalarono: leggi Mistero Napoletano, lì c'è la risposta. Grazie. Non è proprio una domanda, io ho letto il suo libro e io non lo dite più, per favore. Ne ho letti anche altri dopo, adesso non mi ricordo il titolo, quello più romanzo, Sotto il Vesuvio, La libreria, questa costruzione. La comunista. Non è la comunista. È stato questo volume. Va bene, mi ha spiegato molte cose sull'Italia, non sono italiana, mi ha spiegato tantissime cose, veramente. Io per giorni e giorni, ancora oggi, mi chiedevo: ma che cos'è questo libro? Non è un romanzo, non è un'inchiesta, non è esattamente un'autobiografia, non è neanche un racconto. Cioè, mi intriga tantissimo la forma di questa scrittura, perché è una cosa quasi nuova, io non ho mai letto una cosa del genere, perché è qualcos'altro di una pura testimonianza, è una memoria, ma una memoria neanche individuale, perché lei riesce a fare molto di più, pure. È una scrittura particolare, io volevo dire, volevo anche chiederle come lei stesso definisce questa forma. Ecco, io non la definisco. Non la trovare un giovane, l'altro giorno, che sta facendo una tesi di dottorato. No, lui è sulla dismissione. Ah, è sulla dismissione in modo particolare. Perché la dismissione è un po' la stessa storia. Forse c'è la parte, come dire, inventiva è un tantino più presente che non il mistero della volontà, ma non so. E mi ha fatto domande di più o meno la moglie, quella che rivolge questa sera. E io gli ho detto che poi non è la prima volta, insomma, a questa domanda, la sono sentita rivolgere numerose volte. E ogni volta replico la stessa maniera, quindi io prima adesso non lo so, ribadisco. Non lo so, e la scelta che io ho fatto quando ho cominciato a scrivere dei libri è stata questa. Cioè ho attinto, come dire, a quello che mi sembrava fosse il mio piccolo patrimonio più importante, memorie di vita vissuta, memorie di, appunto, cose nelle quali ho creduto, di delusioni che dovessi passare in rassegna, appunto, le cose perdute. E infatti nella dismissione, lo ripeto, c'è questa precisa espressione: il romanzo è una rassegna, è la rassegna di cose perdute, che può essere
lo scrivo, può essere un amore, può essere una storia di qualunque tipo, di qualunque genere. C'è forse questa costante in questi libri, più o meno, poi uno scrive, insomma qualche volta magari deroga un pochino, ma mica tanto, anche questo libro ultimo che è per il sorriso di Don Giovanni, qualche critico ha scritto, Freya tenta la strada del romanzo vero e proprio. Anche lì io mi rifaccio una storia reale, una storia vera, l'ho raccontata, adesso non voglio sentirmi la testa. Insomma, ripeto, non c'è una premeditazione, io non premedito nessuna formula. Se decido di scrivere un libro, adesso, nonostante la mia giovanissima, tenerissima età, mi sto cimentando, addirittura un lavoro che non so se concluderò, però farò veramente fino a che punto, ma che è su un quartiere della mia città, che si chiama, un quartiere notissimo, credo in tutto il mondo, che si chiama La Sanità a Napoli. È anche un po' il mio quartiere, perché io sono nato ai margini di questo quartiere, ma mia nonna era proprio, abitava dentro, profondamente dentro, e io ricordo che mio padre era stato per Santa Domenica a mangiare nella notte, eccetera, e io mi ritengo, so di appartenere a questo misterioso quartiere. Dico misterioso perché è stato il quartiere, era, diciamo, che non so se molti di voi saranno stati a Napoli, ecco, la collina di Capodimonte che scende, no? e forma una valle, e questa valle, questo territorio, eccetera, si chiama Sanità, e ha un'origine remota, addirittura greca, e era un necropoli. Era la città dei morti, praticamente. Tutte, infatti, avesse di parlare delle catacombe di San Gennaro, delle catacombe di San Gaudioso, del cimitero delle Fontanelle, delle Capuzelle, dei riti straordinari, eccetera. Per cui io. E ho pensato di intrecciare la storia di invenzione, ma strumentale ai fini, per raccontare questo quartiere, la storia di questo quartiere, che è una storia straordinaria, di un fascino incredibile, con brani, diciamo, ci sono una serie di autori seicenteschi, cinquecenteschi, settecenteschi che raccontano la storia, che una volta i morti non potevano essere seppelliti dentro le mura cittadine, extramedia dovevano essere seppelliti. E per quello che riguarda Napoli viene fondata nel 470 a.C. dai greci, Neapolis, e già allora loro creano una serie di necropoli e di ipogei nella valle della Sanità, nella valle dei morti. Infatti ci sono molti palazzi che hanno poi ipogei, hanno tombe con iscrizioni, eccetera. È un quartiere di una violenza inaudita, come forse sapete tutto, ma anche con una storia speciale, cioè perché, scusate, mi trattengo così a cosa libera. Voi sapete che Napoli è la città dei guantai, e l'arte del guantaio nasce a Napoli. Non so se avete voi, siete lettori accaditi, non so se avete letto Philip Roth, la pastorale. Benissimo, voi sapete che lo svedese è un guantaio a New York, eccetera, quando viene la ragazza di essere, e la Martezzi dice, ecco, questo imprenditore viene da Napoli, e là prende l'arte napoletana dei guantaio. Ora il cuore di questa eccellenza produttiva è la Sanità. Alla Sanità fino agli anni 80 lavoravano tutti, nei bassi, nelle cose, dicevano tutti i guanti, erano guanti e scarpe, ed era, pensare che
le scarpe delle ballerine del San Carlo, ma anche di altri teatri, venivano fatte alla Sanità, a Napoli. E poi a me arriva la produzione cinese, mette in crisi, finisce tutta questa storia. Ma questo è per dire. Ora, io sto cercando di raccontare la storia della umanità, diciamo, il passato antico, i cimiteri, le cose, ma anche la violenza, questo e anche i guanti, le scarpe, le cose, intrecciando, cercando, speriamo che ci riuscirò, vediamo, una storia di invenzione con una serie di personaggi reali, perché tra l'altro poi la sanità ve la raccomando anche per un altro motivo. Diciamo, la sanità ruota intorno a una basilica che è di una bellezza strepitosa, che si chiama Santa Maria della Sanità. Santa Maria della Sanità aveva in origine annesso un monastero, questo fu fatto alla fine del Cinquecento su un preesistente, una chiesa preesistente che ne sa, le andiamo in giro, vabbè, diciamo, da un certo frangugolo. Parte di questo monastero è stato distrutto perché sopra la basilica è stato creato da Giacchino Miura un ponte che è il ponte della sanità, che ha trasformato parte di questo quartiere in una specie di sottosuolo, di sotterraneo. Ora in questo parroco di Santa Maria della Sanità è stato creato da un certo tempo un certo Don Antonio Loffredo, che è uno straordinario, di grande ingegno, di grande, insomma, sta facendo delle cose straordinarie, perché lui ha uno spirito imprenditoriale. Lui ha creato una serie di cooperative di giovani, di ragazzi, ma cooperative, diciamo, questi ragazzi hanno un contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio fisso. Cioè, lui per esempio ha preso questa parte di convento che era sopravvissuta, eccetera, con una serie di camere, insomma, l'ha fatta trasformare in un bel breakfast gestito da questi ragazzi. Poi le catacombe di San Gennaro sono gestite da questi ragazzi, cooperative e così via, altre. E sta facendo cose. E siamo diventati molto amici. Io vado, quando vado a Napoli, vado a dormire in questa è la mia celletta, ma molto accessoria, eccetera. Ecco, io sto cercando disperatamente di rispondere a quella domanda. Gli elementi di fatto, cioè, il mio metodo è questo, cioè, io vado, ascolto, parlo, eccetera, e intreccio qualche cosa che partorisce la mia immaginazione, eccetera, con la realtà. Adesso c'è una delle fabbriche superstiti dei guanti, la città fabbrica Omega, e il 4 dicembre prossimo, sono già appuntamento con il mio padrone, il boss di questa fabbrica, il quale mi deve raccontare una serie di storie sulle guantaglie della sanità. Allora. No, prima di accomiatarci, allora io ho rubato una cosa tua, l'ho letta anche al circolo dei lettori, perché dopo aver letto in una catacomba, c'era di Breviario di Monti, che l'ho detto. Allora, no, che è tratta dall'ultimo libro, di cui non parleremo oggi, un'altra volta quando ti inviteremo, che si chiama Il sorriso di Don Giovanni. E questo personaggio si chiama Adele, molto identificata per tanti motivi, grande lettrice, molto appassionata, una lettrice forte, che ha anche una libreria a un certo punto, insomma, cioè, vabbè, insomma, non vi racconto la storia, ve lo comprate qua se volete, anzi. A un certo punto lei dice a qualcuno, non mi ricordo chi, però insomma lo dice Adele, lo dici tu, perché poi Adele se muove, vabbè, insomma, quello è. I buoni libri moltiplicano la tua vita, ti fanno vivere emozioni, dolori che forse non avresti mai conosciuto o immaginato.
I buoni libri restano dentro di te, si depositano in qualche anfratto del tuo cuore, continuano a tessere le loro carni. E io credo che i tuoi libri... Grazie. All'inizio dell'opera.